gratitudine a livello personale e a nome di tutta la comunità di Calmeto. Grazie per aver accolto l'invito a presiedere questa solenne Eucaristia in questo giorno per noi importante. Insieme a lei desidero rivolgere un particolare ringraziamento a Monsignor Pepe che ci ha accompagnati nella preparazione di questo giorno attraverso il Ministero della Parola, attraverso la Presidenza Eucaristica, attraverso il Sacramento della Riconciliazione. È stato per noi il momento più propizio per preparare il cuore a questo giorno di festa. Desidero ringraziare le gentili autorità civili e militari qui presenti, il signor Sindaco, i Carabinieri, la Capitaneria, la Polizia Municipale e la Protezione Civile che ci hanno dato la possibilità di celebrare con serenità questo momento che chiude i festeggiamenti di quest'anno. Anche quest'anno, ahimè, è stata una festa un po' particolare, segnata non solo dalle manifestazioni esterne, ma soprattutto dai nostri fratelli che vivono all'estero, ai nostri fratelli che vivono in modo particolare in Australia, che anche quest'anno sono stati costretti a festeggiare San Cristoforo in comunione di preghiera, non potendo giungere in questa terra natia. Ma mentre salivo all'altare ho avuto una piacevole sorpresa e ho visto Eligio e Angela, quindi desidero accoglierli e ringraziarli, è da tanto tempo che non ci vediamo, e a nome di tutta la comunità esprimo a voi un caloroso bentornati a voi e a tutti quelli che voi in un certo senso rappresentate, perché attraverso di voi ci siamo sempre sentiti in comunione con quanti sono stati costretti a lasciare questa terra per un tenore di vita migliore, ma non hanno mai staccato il cuore da questo luogo. Desidero anche ringraziare i bambini della prima comunione con le rispettive famiglie, le confraternite, tutti i gruppi parrocchiali che hanno animato il novenario di preparazione alla festa, i ministranti, il coro e quanti sin dalle 3 di questo pomeriggio hanno lavorato per rendere questo momento così accogliente e così bello. È la prima volta dopo tanti anni che si torna a celebrare sul sagrato di questa chiesa. È l'unico modo per accogliere tutti e per celebrare in serenità. Dietro ogni cosa c'è sempre tanta gente che lavora con grande impegno, con grande dedizione e spesso nel nascondimento. Un grazie e concludo alla famiglia che con devozione ha voluto offrire i fuochi che chiuderanno i festeggiamenti di quest'anno al termine della Eucaristia. Per le mani di Vostra Eccellenza desideriamo porre su quest'altare una particolare intenzione di preghiera. Tutti ci sentiamo spinti ad imitare con la nostra vita l'esempio che quest'uomo, San Cristoforo, appassionato cercatore di Cristo, ci offre, nel desiderio di servire Cristo con la nostra vita, nel desiderio di farlo servendo i fratelli, perché è così che come Lui anche noi possiamo incontrare il Signore Gesù e dare la nostra testimonianza, forse non con l'effusione del sangue come ha fatto San Cristoforo, ma con il martirio della testimonianza quotidiana che alla luce del Vangelo tutti i figli di Dio sono chiamati a fare e a vivere. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Stesso lo dice di Cristoforo, quest'uomo grande che fa attraversare, quindi uno che media e si mette al servizio per far passare da una parte all'altra.
No? E si trova con questo bambinello sulle spalle. Un bambinello pesa poco, pesa pochissimo, eppure lui, uomo forte, robusto, quasi un gigante, pronto ad attraversare anche a guado il fiume, non avverte se non un peso molto, molto, molto significativo. Quante ferite siamo riusciti a curare nel cuore degli uomini? Quanti miracoli abbiamo fatto con la nostra vita di fedeltà e di amore al Signore? Vuol dire che la nostra testimonianza profetica spesso è lacunosa. Significa che noi diciamo di essere innamorati di Gesù, amiamo il Signore, ma potremmo anche dire che tante volte lo amiamo con un po' di riserva. Signore, donaci il dono dell'umiltà perché possiamo portarti nella nostra vita ed essere segno visibile della tua presenza. Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Anche a voi. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Come si suol dire, vogliamo chiudere i festeggiamenti con i botti. Hey!
Grazie.